mente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre. Forse domani è buono, forse domani è chiaro. Forse il bar splenderà con il sole. Domani sarà triste. Da domani. Ma oggi, oggi sarò contento. E ad ogni amaro giorno dirò, domani sarà triste. Ma oggi, no. Pare di star bene, come la quasi la sua interna si vede ancora la manca di fabbrica. Giusto, ora. Pare di star bene, in cima a un gruppo di scarpe e fatica, dove va? Era un bambino di 3 anni e mezzo, sa, di che colore erano gli occhi, bruciati di fondi. Ma il suo pianto, possiamo immaginare, sa, come chiamano i bambini. Le sue pedine possiamo immaginare, scarpe numero 24, per l'eternità, perché i pedini, i bambini morti non crescono, non parlo di scarpe rosse, comunque va, quasi nulla, i pedini e i bambini morti non consumano nessuno. Non sa quello che tutti gli uccelli sanno, non sa perché voglia cantare. Il creato la bellezza, ma dall'alba il raggio del sole illumina la terra e l'erba scintilla, piperde dorate. Quando l'aurora si compare, i merli fischiano tra le siepi, allora capisco, bene, vivere. Prova, amico, ad aprire il tuo cuore alla bellezza quando cammini tra la natura e intrecciare il grande con i tuoi ricordi. Anche se l'Africa cadono lungo la strada, vedrai che bello. Queste tre poesie che vi ho appena declamato sono state incise su muri. Ghetto di Vassara, sono gli autori ad omaggio. Questa invece è la scritta Letizia, di lei non ci sa nulla. Tante, troppe cose l'uomo non deve dimenticare. Non dimenticare la Shoah, non dimenticare il fratello Nero, schiavizzato, torturato, martoriato.
dimenticare la crudeltà dei cuori, non dimenticare il pianto innocente di un bambino tra le braccia così inerti. Non dimenticare lo sguardo della sofferenza. Non dimenticare il cuore dell'ignoranza, l'arroganza dell'esempio. Purtroppo ad ricordare, non riviverlo, non farlo rivivere, non ricreare l'inferno e alimentarne le piante, l'orrore del delitto, l'orrore delle pene, la cattura del potere, miseria evidente, la paura di essere troppo lungo, di disseguire, da riportare in vita dalla morte ingiusta, la dignità, il rispetto, l'amore, la fierezza di essere buoni. Nostalgia della casa. È più di un anno che vivo nel ghetto, nella vera città di Terzi. Quando penso alla mia casa, so bene di che si tratta. Come la piccola casa, la piccola casetta. Perché mi hanno strappato da te? Perché mi hanno portato nella distrazione, nell'abisso di un nulla senza ritorno? Se vorrei tornare a casa mia, vorrei che mi avessi proprio alleluia. Io non sapevo quando lavavo. Ora mi ricordo quei tempi d'oro, presto ritornerò. E già, quelle strade ci erano reclusi, in ogni volta che incontri, vedi che cos'è questo ghetto, la paura e la miseria, squallore, fame. E se la vita, noi viviamo qua giù, ma nessuno si deve vedere, per agire i tempi cambieranno, per cui comunque è un giorno in cui ci vedremo in piccola casa. Da il suo pensiero che mi posso aspettare di te. Il genocidio degli armeni non può essere considerato il prototipo dei genocidi del XX secolo. L'obiettivo era di dissolvere alla radice la questione degli armeni. L'obiettivo era la cancellazione della comunità armena come soggetto storico, culturale e soprattutto politico. Armeni è stato il simbolo oculare dello sterminio del popolo armeno. 4.000-1915 documentò lo sterminio con le fotografie che riuscì a scattare. Invece per venire parte del materiale fotografico in Germania, negli Stati Uniti, e ancora oggi le foto sono tra le testimonianze storiche più preziose di quanto venne in quel periodo. Hanno raccontato che Gemal Pascià, il carnefice, ha proibito, pena di morte, di scattare fotografie nei campi profughi. Immagini di terrore e di accusa legate sotto la mia cintura. So di commettere in questo modo un atto di alto tradimento e tuttavia la consapevolezza di aver contribuito per una spicciola parte a dare questi modi affinché venga data loro giustizia. E a nome della nazione armena, che mi appello a tutti voi, come uno dei pochi europei che sia stato testimone oculare fin dal suo inizio dell'atroce distruzione del popolo armeno. Posso dimenticare il diritto di farvi il quadro delle scene di sofferenza e di terrore che si sono snodate davanti ai miei occhi per circa 2 anni. Non si potrà mai cancellare dalla mia vita. I malati, i vecchi, nonché i bambini cadevano lungo la strada per non rialzarsi più.
le donne sul punto di partorire erano obbligate sotto la minaccia delle baionette o della fusta ad andare avanti fino al momento del parto, poi venivano abbandonate sulla strada per motivi e morirvi di emorragia. Le ragazze più attraenti venivano ripetutamente violentate e quelle che potevano si suicidavano. Le madri divenute folli gettavano i loro figli nel fiume per porre fine alla loro sofferenza. Centinaia di migliaia di donne e bambini soccombevano a causa della fame e della sete. Insieme ad una foto appesa al muro che testimonia l'utilizzo dei suddetti arnesi. In ogni stanza presenta la stessa tipologia di ambientazione, ma uno strumento di tortura diverso. Posso che sembrare il silenzio di un completo senso di solitudine. Passati molti anni, da quando probabilmente si sono sentite le ultime urla di dolore dei prigionieri, eppure quel momento in cui sono lì, ancora. È bello che sia per, che siano permeate dentro quel cemento che resteranno di per sé la memoria dei terribili casi cimici della storia. Blocco di Aula 2. La battaglia dei vestiti di alcune vittime e delle foto, stanza per stanza del corpo, rapidamente con un corpo che si trova. Uomini, donne, bambini osservano attualmente quei visi, cercano di immaginare i loro stati d'animo, mentre vengono scattate le foto del loro consiglio. In più hanno uno sguardo assente, rassegnato, l'idea del breve diventeranno fantastico. Un anno, ma senza più un corpo, perché questo verrà dilaniato dalle torture fantasiose e deviate. Poi l'ultimo piano, ecco le foto degli Abruzzini e delle loro storie, i Khmer rossi. I componenti dei Khmer rossi venivano urlati andando casa per casa, villaggio per villaggio, più delle volte si arruolavano, facevano per sopravvivere all'eventuale cura del destino di Cina, pure che sarebbe toccato, se considerati la terribile regina. La paradossale pazzia di tutta questa faccenda è che il denominatore comune è stata solo la morte di milioni di persone perché anche gli stessi Khmer Rossi si sterminavano tra loro. Ricordano circa 3 milioni di persone. Blocco numero 3. Ci sono delle celle, ma non c'è di rossi. La fantasia di Pegoia, queste celle venivano usate per far impazzire le vittime dentro in modo da indurle al suicidio. Poco distante dalla scuola, ecco un'altra truce testimonianza: i campi di sterminio e le fosse comuni. Oggi in Cambogia la popolazione è prevalentemente giovane, non esistono anziani. Quella memoria storica è stata cancellata.
fatto mettere la verità, rendere giustizia alle vittime e restituire i libri di storia. Gran ha vissuto sulla pelle il male assoluto, quando la follia assassina collettiva di Bacco la terra provocando in 100 giorni un milione di morti, quasi tutti come lei. Si deve strappare per sempre il marito e 3 figli, uccisi da figli estremisti uniti. Ma Gran spaventò anche delle tenebre della storia, l'esistenza dei giusti, persone che in grado di opporsi al male in nome della propria umanità. Una donna uomo salvata miracolosamente dalla furia dei macelli, nascondendola per 11 giorni in casa propria, a rischio della propria vita. Questo è una testimone importante, per questo può aver tentato di liberarsi dal dolore raccontando al mondo la tua storia. Ha trovato la forza di andare alla ricerca dei sopravvissuti, dei cattivi. E oggi vivono fianco a fianco nel suo paese. Voleva dare un nome all'assurdo di cui era stata testimone, cercare sprazzi di verità, come nel suo sogno resta in larga parte non elaborato. Agli assassini e sopravvissuti ho posto sempre le stesse domande: perché avvenne il genocidio? Come fu possibile che i vicini di casa si trasformarono a fucili, che le donne divampassero in famiglia e che il male uccidesse i loro stessi figli? Dire come un uomo che poteva andare ad ammazzare la fidanzata e diventare una donna che diventerebbe un bambino. Ma ho compreso che al male hanno concorso diversi fattori: l'educazione, la manipolazione della storia, la situazione socio-economica. Chi ha pianificato il genocidio è stato molto abile, perché ha toccato tutti i settori della vita, ha preparato persino le vittime a restare vittime e così si è assicurato l'impunità. I pianificatori del genocidio hanno cominciato con l'umiliazione dei bambini nelle scuole. In classe sei tutti, sapevi che non valevi niente rispetto agli altri. Così nel mondo del lavoro, ti mandavi un curriculum, già sapevi che avrebbero mai scelto. La zona di mio male. Non comprendevi che era un'ingiustizia. Allo stesso modo non ci stupivamo che un militare uomo non potesse sposare una donna russa. Vivevamo della paura, perché sapevamo che il lutto ci volevano sterminare, ma non facevamo niente. E alla fine, quando hanno cominciato a distribuire le armi ai nostri vicini, siamo appellati alla comunità internazionale, ma anch'essa ha fatto finta di niente. Tutto il mondo è rimasto paralizzato, come se ciò che succedeva fosse normale. Gli assassini giravano con la Bibbia in mano, ammassavano con il rosario al collo, ma il Dio che loro pregavano per uccidere lo stesso che le vittime pregavano affinché le proteggesse. Ricordo che non usavamo nemmeno la parola massacro, si diceva la bufera è passata. Sappiamo la storia può ripetersi. Dopo la Shoah, l'antisemitismo non è scomparso, mentre in Turchia lo Stato si ostina a non riconoscere il genocidio di armeni. I giovani non accettano il conto dei loro antenati, ma il rischio è che così male ritorni, perché le radici dell'odio non sono state estirpate. Resto con vita. Non possiamo fare nulla per opporci al male, se non proteggiamo i sopravvissuti del male passato. 90 molte donne violentate durante il genocidio hanno contratto l'AIDS. Non hanno accesso alle cure, mentre i loro stupratori ricevono assistenza medica nel carcere del Tribunale Penale del Ruanda. Questa è un'ingiustizia al contrario. Bisogna proteggere le vittime, guarirle dai traumi, diumanizzarle per permettere loro di tornare a vivere. Insieme dobbiamo educare le nostre generazioni ai valori umani, non trasmettere il loro odio, ma far conoscere la storia dei giusti, che
e al mare hanno detto no. Solo così il giovane potrà rinascere la speranza. Sono stuprati di fronte ai loro padri e fratelli. Due queste ragazze sfidarono dopo aver subito lo stupro. Diventi i ragazzi furono portati via dalla nostra casa. È un genocidio in Kosovo, come Auschwitz, un'altra categoria semantica, non c'è. La responsabilità non è di bande di paramilitari miliziani, stazioni con la banda. Bandana dalla testa, il coltello da macellaio alla cintola. Ciò che è accaduto a Kosovo è il risultato della violenza di un potere statale organizzato. L'inizio è puntato sulla deportazione, sulla pulizia etnica, l'assassinio, la tortura, il saccheggio. Tutto era compiuto. Fin quando hanno comunicato che tutto era compiuto, che il conto della mattanza era terminato. La sedia lì, al piano terra, nella stazione della polizia. Sono passati tanti anni e questa è una camera della tortura. La sedia ha un pugno affilato sul sedile, un altro sullo schienale, lacci per serrare i polsi e il collo. Con il mento c'è un tappeto di documenti e un materasso inteso di sangue. La vittima moriva poco a poco lacerata. Si parla di 10.000 morti, 100.000 morti, ma il numero è destinato a crescere. Comprendere l'impossibile, conoscere il necessario perché ciò che è accaduto, ritornare, le coscienze possono nuovamente essere storte ed oscurate, anche le nostre. Vi ringrazio dell'attenzione. Il pubblico dello spettacolo è stato patrocinato da noi Deita e vi ringrazio per la partecipazione e soprattutto i professori. Vi ricordo di lasciare un vostro pensiero, una vostra parola, una semplice parola, un semplice pezzo di carta, qualsiasi essa sia, all'uscita. Grazie. Alla vostra interpretazione e alla vostra sensibilità. Quindi si svolge in questo modo: voi entrate all'interno delle due stanze e osservate le installazioni, leggete ciò che c'è scritto, prendete tutto il tempo che volete, non portate fretta. Come disse un mio amico, l'arte fugge dalla sola apparenza. Soffermatevi a guardare le cose, a capirle, a vedere. Andate oltre al discorso. Ah, vabbè, una finestra. No, non è una finestra, ci sta dell'altro, c'è scritto. Ci sono tante cose da scoprire. Andate proprio a scavare. Non rendetevi che il primo scoglio, cioè, ok, questo, ho capito che è questo, me ne vado avanti. No,
andate sempre a scavare, curiositevi ciò che vedete e ciò che leggete. A un certo punto, una volta che avete deambulato per le installazioni, scegliete quale installazione vi piace, vi sedete e in silenzio lo osservate. E in silenzio ascolterete la musica, in silenzio ascolterete la mia voce in più diffusione, che vi porterà un po' nel tempo i genocidi che ci sono stati nella storia. Ok? Bene. Sì, è un esperimento che sta riuscendo abbastanza bene, ricordo, è un percorso di installazioni di cose semplici che avvolte dalla musica e dalla parola e dagli effetti di luce portano lo spettatore a rivivere quei momenti, a toccarli con mano. L'esperimento che è riuscito già negli anni scorsi a Formia e quindi abbiamo riproposto questa Swan e il Golfo con questo percorso molto fluido, molto toccante, però dalla durata di mezz'ora. Però devo dire, i ragazzi sono stati molto attenti, hanno letto tutte le installazioni dove ci sono delle frasi
e sono stati molto attenti durante la mezz'ora dello spettacolo, di vetture, di voci sonore che sentono all'interno del percorso. Beh, soddisfacente, ora facciamo il terzo gruppo, vediamo che succede. Anzi, ci hanno lasciato anche un'altra chicca, è che i ragazzi ci stanno lasciando su un pezzo di carta, un semplice foglio, un semplice scontrino, dove capita, scrivere una parola, una semplice parola per cosa è la Shoah. La Shoah intesa tutta la Shoah, cioè che dico quello nello spettacolo, metto in scena la Shoah, ma metto anche il genocidio del Ruanda, metto il genocidio degli armeni, tutto ciò che è successo e dell'uomo del Mediterraneo, tutto ciò che l'uomo fa, si gira dall'altra parte quando accadono queste tragedie così gravi. Grazie.